C'è una certa attenzione alle vittime che si è prodotta nel tempo anche attraverso modifiche normative inserite all'interno del codice penale. E da parte delle forze di polizia c'è un movimento sempre più insistente nell'attenzione alle vittime, non solamente chiaramente ai rei. E tuttavia, ecco, ci rendiamo conto proprio lungo questa strada che questo tipo di approccio, quindi l'approccio importante di attenzione alle vittime, non può essere confidato solamente nell'ambito delle forze di polizia, e forse è proprio il problema che più di ogni altro per la sua soluzione ha bisogno di una rete. È la prima occasione in cui il protocollo firmato 4 anni fa trova, diciamo, una declinazione operativa come era nelle intenzioni, e quindi penso che da questa occasione poi ne nasceranno altre, e avremo modo quindi di concretizzare quella collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che essendo un'istituzione pubblica ausiliaria dello Stato ovviamente ha per suo obiettivo anche quella di collaborare con le forze e con le articolazioni dello Stato.